Konnichiwa, minasan! Oggi voglio affrontare un argomento davvero, come dire, particolare e che magari piacerà moltissimo ai maschietti. L'argomento che voglio oggi affrontare è riguardo al gigantissimo mondo degli hentai. In questo video cercherò una spiegazione sul perché questo mondo si sia sviluppato così tanto e sugli oggetti legati ad esso. Ma cominciamo per gradi. Comincio con, diciamo, la parte storica. Nell'ormai lontano 1930, tanto lontano non è, comparve in Giappone il cosiddetto Eroguro Nonsensu, ovvero il nonsense erotico grottesco, che testimoniava il desiderio dei giapponesi di voler fuggire dalla realtà che stavano vivendo, fatta soprattutto di crisi economica. Iniziò così la mercificazione dell'elemento erotico che si concretizzò inizialmente con la nascita di caffè e spettacoli su questo argomento, diciamo. Come allora, anche oggi i giapponesi hanno un alto livello di stress dai ragazzi che devono affrontare i test scolastici e universitari davvero molto duri, ai salaryman che lavorano 14 ore al giorno e che quindi nel poco tempo libero che hanno tendono a sfogarsi fantasticando con gli hentai, anche se alcuni a volte sfociano nella criminalità, diciamo, diventando chican, ovvero sono dei pervertiti della metropolitana, ma di questo vi parlerò in un altro video. Se siete già stati in Giappone, sapete bene quanto sia facile riuscirsi a procurare qualche hentai, giochetto erotico e anche altro su cui non mi spingo oltre, altrimenti mi chiudono il canale. Per chi invece non è mai stato in Giappone o che comunque non lo sa, ci sono io qui per informarvi. In Giappone, come in molti altri paesi del mondo, esistono i sexy shop che sono aperti 24 ore su 24, ma il Giappone, il paese del sole levante, non si ferma a questo, anzi va ben oltre. È possibile trovare hentai e tutto ciò che ne concerne anche in dei semplici konbini, che sono mini market aperti 24 ore su 24, in dei centri commerciali dove ci sono piani dedicati esclusivamente a questo e anche in dei normali supermercati dove è possibile trovare degli angoli che si differenziano da tutto il resto soltanto da una piccola tendina dietro al quale voi potrete trovare un mondo davvero osceno. La cosa davvero strana, soprattutto per noi probabilmente, è che è possibile trovare in questi luoghi persone non soltanto diciamo vecchietti pervertiti oppure giovani, ma è possibile trovare anche delle coppiette che ridacchiano mentre scelgono, diciamo, il giocattolo. Vi vorrei raccontare una mia esperienza. Ero, se non sbaglio, da Chiabara e mi trovavo tra i vari shop dei manga. Ce n'era uno, che aveva vari settori, diciamo, anche se non me ne ero completamente accorta. Leggendo, mettendomi a guardare i manga, mi ritrovo all'improvviso in un settore completamente tutto rosa e pieno di maschietti con i manga in mano, alzando lo sguardo mi sono resa conto che ero nella sezione hentai e sono rimasta davvero imbarazzata e me ne sono scappata all'istante. Oddio, non dico che ovviamente non ci sono ragazze che lo leggono, per l'amor di Dio, ma non ero per nulla abituato. Poi, soprattutto qui da noi, magari arrivano le cose che sono un po' più aggiustate, diciamo, dai, un po' più non esagerate. Ma lì c'era davvero il mondo rinchiuso in una piccola libreria. Ok, esperienza a parte, arriviamo alla fine a una delle domande che si sono posti moltissimi sul web, ovvero se esistono davvero le gashapon con le mutandine usate. Ebbene, ragazzi e ragazze,
Esistono. Posso confermarvi che le ho viste con i miei occhi. Mentre ero in Giappone, ero a Nakano Broadway e conoscete già di questa notizia, mi ero ritrovata davanti la Gashapon di queste mutandine usate ed erano praticamente terminate tutte. Poi comunque sono venuta a conoscenza che le mutandine in realtà non sono veramente usate, ma sono a fragranza di usate, diciamo. E quindi per concludere questo video davvero strampalato oggi, vi posso confermare con certezza, svizzera, che in Giappone esiste davvero un mondo a parte per gli hentai e company. Quindi maschietti, se cercate qualcosa di particolare, di davvero particolare, basta andare in Giappone, esiste davvero di tutto. Bene, spero che questo video vi abbia divertito e a me è divertito tantissimo. E noi ci vediamo al prossimo video. Matane! 君の笑顔私の